Isola Viscontea nel tratto... Terminale dell'Ario presso il 300 Ponte di Azione Visconti, dopo quattro anni di valorizzazione e di impegno da parte di un gruppo di volontari legati per Appello per Lecco, sembra che questo sogno, questa bella realtà diventata quasi una leggenda di valorizzazione e di riscoperta sia terminata per vicende che adesso non è il caso di ricordare. Però dobbiamo ricordare un impegno generoso, e istancabile di tanti volontari che è stato anche espresso in questi giorni in una lettera indirizzata alla stampa locale dove si ricorda appunto a questa presenza ininterrotta nell'arco di questi quattro anni trascorsi. Luigi ma questa lettera di fatto riassume lo stato d'animo di noi volontari. Noi volontari che in questi quattro anni, come giustamente ricordava Poc'anzi Aloiso Bonfanti, abbiamo dato tutto quello che potevamo dare per fare di quest'isola, per farla diventare il piccolo gioiello a servizio della città di Lecco, a servizio del territorio di Lecco. E diciamo che abbiamo avuto sicuramente una grande risposta da parte della gente, da parte di, di cittadini e chiese ma anche di turisti. Da parte, ed è la cosa che personalmente, ma non solo personalmente, a noi tutti ha eh, fatto veramente tanto piacere: luogo di, eh, di incontro con i bambini delle materne ed elementari, i quali hanno trovato su quest'isola eh, un paradiso da riscoprire. E, ed è veramente come dicevamo con tristezza nella nostra lettera senza polemiche nei confronti di nessuno con tristezza dover constatare che purtroppo siamo arrivati al capolinea di questa avventura noi volontari ci abbiamo messo come dicevo l'anima eh, le nostre forze le nostre energie in modo del tutto disinteressato Avendo l'aiuto da parte eh, di, eh, di, di persone che ci hanno aiutato a ristrutturare, a rendere almeno fruibile l'isola, da parte delle persone che sono venute a trovarci. Avete uh, dato anche dei numeri circa sì. i visitatori adulti, piccoli, di vari gruppi, uh, di varie scuole? Il numero è stato in questi anni? Di quanto ha raggiunto? Ma, eh, il numero ha raggiunto intorno ai 35.000 visitatori. Adesso noi non abbiamo. Non avevamo l'intenzione proprio di fare una statistica specifica, noi volevamo che venisse il maggior numero di persone possibile. Certo, col senno del poi, aver proprio specificatamente quantificato quanti bambini, quanti elementari, quante persone venivano sull'isola, avrebbe dato un dato più, però era sotto, è sotto gli occhi di tutti quello che in questi, questi anni è avvenuto. Dicevo, noi con tristezza, sicuramente con rammarico ce ne andiamo. Io mi auguro una cosa sola e penso di interpretare lo, eh, il, diciamo, eh, il desiderio e l'opinione di tutti i volontari. Mi auguro di, eh, che noi abbiamo lasciato a Lecco, alla città, al territorio, alla gente il ricordo di persone semplici disponibili, volonterose e penso che questo resterà nel, nella, nella città di Lecco. Come ecco, si... qui c'è una rappresentanza dei volontari, adesso ne sentiremo due, dobbiamo ricordare che i visitatori dell'isola sono venuti anche da lontano, non solo da Lecco e dalla sua provincia, ma dall'intera Lombardia e anche oltre. E allora adesso sentiamo per primo Alessio Corti che è stato una guida dell'isola dell ecco. e poi l'esperto che è una Giovane fanciulla, un giovane architetto esperta del verde, perché avete trovato che l'isola era una boscaglia e l'avete completamente rinnovata. Ecco. Allora, Alessio Corti. Cosa ha sorpreso, cosa ha entusiasmato, cosa ha colpito in particolare i visitatori dell'isola Viscontea? Ma, al, al di là di tu ricordavi i visitatori, eh, ci sono stati anche visitatori stranieri, ci sono stati un gruppo di, di, di ragazzi nel, nell'ambito nell de, dei gemellaggi di LECO con, le, con, le, con i paesi europei che hanno visitato lì e sono rimasti meravigliati. L'isola che cosa ha colpito? Al di là delle cose reali, della storia dell'isola, i proprietari, la, 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 la signora Bosco che era una, una delle proprietarie dell'isola, che era una nipote di Don Bosco, ha colpito anche, specialmente anche le cose fantastiche dell'isola, l'erbese fantasma che si aggira sul ponte vecchio, che gira per l'isola. Un certo pedraccio da erba, il pirata del lago che girava per il lago con le, con le sue navi. Il, una cosa che colpiva particolarmente era il pescherino, una, una, trappola, una, una trappola per i pesci nascosta in una botola all'interno del, 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 della torretta, e così tantissime altre cose che i, tutti i lecchesi la gente, i visitatori sono rimasti meravigliati. L'architetto Ombretta Fortuna è un'esperta di verde e ha curato tutto il restauro diciamo, di un'isola verde ma abbandonata dove cresceva incolto una boscaglia una selva oscura e avete riordinato praticamente tutto, avete fatto un tappeto verde, avete ridotto il, anche lungo il muro perimetrale che c'erano piante sporgenti sul corso dell'ata. Diciamo un attimo cosa è stato fatto architetto. Sì, allora io mi rifaccio una frase di Bernardo Di Chiaravalle che eh, dice che troverai più scienza nella natura che in tanti libri. Nell'isola Viscontea abbiamo veramente trovato un sistema di per eh, per Adeguare la natura alla struttura che abbiamo trovato. Allora, intanto abbiamo eliminato sterpaglie e appunto questi, queste piante che deterioravano le mura perimetrali dell'isola. E poi, utilizzando delle piante che abbiamo trovato sul posto e piante che ci hanno regalato, che abbiamo portato, abbiamo tentato di fare una struttura simile a un giardino, un giardino naturale. Questa è stata una cosa molto interessante perché ha avuto un riscontro veramente positivo eh, con, con i bambini che sono arrivati, eh, nel senso che poi queste piante hanno prodotto delle fioriture che tutti abbiamo visto forse nelle, eh, durante l'estate, c'erano i girasoli, c'erano i papaveri, eh, c'erano gli iris e questa fioritura eh, che si è posta in contrasto netto con quello che abbiamo trovato, un'isola fosca, è diventata un'isola colorata, eh, probabilmente è stata l'esperienza più bella che abbiamo potuto effettuare poi ci sono tanti, stati altri momenti adesso stavamo impiantando un giardino delle farfalle un giardino portato alla biodiversità e vabbè sono progetti, sono esperienze che si fanno e sono, noi siamo esseri speciali e abbiamo cura di noi e per cui porteremo questa cura che abbiamo per noi come gruppo e per noi come progetto mh, con, in altri posti insomma ecco. è stata veramente molto bella. Volevo ricordare un'ultima cosa a Luigina Perozzi che il saluto praticamente dei volontari di Appello per l'Eco sarà con la festa di Natale fissata? Per il 19, l'accensione dell'albero di Natale. Colgo l'occasione. Mi... Allora si è... stanno progettando tutta una serie di cose. Colgo l'occasione per invitare non solo i lecchesi, ma anche i non lecchesi, come mi ricordano ogni tanto qualche volontario, perché eh, l'Eco ha un terreno. a venire il pomeriggio del 19 alle 18 presso l'isola Viscontea e vedranno un magnifico spettacolo che adesso non, non, non vi non vi... Non Questo vi... sempre il 19 dicembre? Sempre il 19 dicembre come l'anno scorso, quest'anno lo arricchiremo ancora di ecco, più. Dobbiamo aggiungere che tanta gente è venuta all'isola anche dalla Brianza Lecchese, da Erba, l'avete visto, e avevano sentito la notizia data da... La, la nostra guida, eh, alle, scusate Alessio Corti, aveva l'abitudine di chiedere da dove venivano. E loro dicevano che l'avevano sentito su Televalassena. questo sì, veramente, grazie, grazie, eh, non l'avevo sentito, mi spiace. Dalla Comunque... Nuova Zelanda, sono venuti dall'Australia, sono venuti da Gran Bretagna e hanno scoperto il giardino selvaggio e questo mi è piaciuto molto perché le comprensioni... Cioè, di, di solito nemmo un profeta in patria. E veramente è stato, bello, è stato bello, una bella esperienza. È stata colorata. È stata Comunque, forte. dicevo, grazie a te, grazie a te Levalassina che in questi anni ci ha seguito. Grazie veramente di cuore per l'aiuto che, che ci ha dato.